Nuova vita dopo i danni causati dalla tempesta Vaia per l'area attrezzata di Candaten nel comune di Sedico, inserita nel suggestivo contesto del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Questa è la porta della Gordino. Finalmente si riesce a ripartire, è un segnale importante dopo la tempesta Vaia, è un segnale importante per la ripartenza anche verso tutto la Gordino. Il prossimo obiettivo è quello di valorizzare e riaprire la Valle Imperina e il parco interverrà direttamente anche nella realizzazione della pista ciclabile. La località è stata risistemata grazie alla generosa donazione di una ditta privata del Trevigiano. Abbiamo fatto questa donazione perché dopo aver fatto un giro da queste parti a novembre 2018 ci siamo resi conto che era importante dare il nostro contributo e quindi abbiamo individuato nel Parco delle Dolomiti Bellunesi l'ente che poteva utilizzare nel modo migliore il nostro aiuto. Noi abbiamo destinato 10.000 euro a qualche attività di ripristino e chiaramente poi non era nostro compito scegliere quale, ma ci siamo fidati delle scelte del parco. L'area attrezzata comprende al suo interno anche un punto informativo a vantaggio di turisti e bellunesi, gestito dall'associazione Ad Agordo Pro Loco. In questo punto informativo noi distribuiamo materiale promozionale sia della Gordino che del parco e vendiamo anche gadget del parco. Per noi è un punto molto importante perché è la porta d'accesso per tutta la parte alta della vallata, quindi la Gordino, la Valbiosa e tutto quanto. E siamo stati scelti dall'amministrazione comunale dall'ente parco grazie anche al fatto della nostra esperienza nella gestione dell'ufficio turistico di Agordo. Per la parte ristorativa la gestione è stata affidata alla società Venice Dolomiti. La struttura che gestiamo verrà aperta tutto il mese di agosto, tutti i giorni e i weekend di settembre. Siamo aperti alle prenotazioni dei tavoli e dei fuochi e anche ovviamente se qualcuno vuole fare feste di laurea, però altri tipi di feste in quest'area così bellissima, così aperta, in mezzo alla natura.